protesta in Campidoglio, perché anche oggi seduta per rinviata per mancanza del numero legale. La seduta convocata per l'ore 15 era iniziata alle 16.30, ma poi era caduto il numero legale sull'ordine dei lavori. Alle 17 ancora un appello e ancora è mancato il numero legale. È assurdo, perché tra l'altro doveva illustrare il PGTU l'assessore in proda, quindi un assessore di maggioranza non ha potuto illustrare un provvedimento. Vediamo se ci sarà il numero legale qui in Assemblea Capitolina. Sono le ore 17, il Consiglio era convocato per le ore 15, è iniziato alle 16.30 con un'ora e mezza di ritardo, ma poi è immediatamente caduto il numero legale sulla votazione dell'ordine dei lavori. È curioso notare il fatto che questa maggioranza è assente, non è presente in aula su un provvedimento che deve essere illustrato da uno stesso assessore di maggioranza e poi un provvedimento come il piano generale del traffico urbano. Quindi questa maggioranza non c'è, è sotto scacco delle varie lotte tra le varie correnti che fanno mancare il numero legale, e quindi l'attività dell'aula è paralizzata anche quando dovrebbe parlare l'assessore in prota per illustrare un provvedimento della maggioranza. Vedete, l'appello è terminato da numerosi secondi, quasi da minuti, ma la Presidente ancora non ci comunica se c'è o meno il numero legale. A noi sembrerebbe di no. Quindi vedete, così questa maggioranza, noi ci permettiamo di dire dilettanti allo sbaraglio, governa una città come Roma, tutti in attesa di capire se ci sarà questo numero legale o meno, cosa che a noi appare piuttosto evidente. Vediamo anche, c'è un po' il panico nella maggioranza, un po' di nervosismo. Il tempo passa. Situazione che definire surreale è dire poco. Non si capisce cosa stia accadendo. Seduta è tolta e riconvocata domani in seconda convocazione alle ore 15.